Il 39% delle piccole associazioni di volontariato rischia di morire soffocato dalla burocrazia, ucciso da vincoli e cavilli, che sono anche importanti, anche utili, ma che rischiano di mettere in ginocchio il terzo settore e il volontariato, specialmente quello delle piccole associazioni. Ecco, noi con questa operazione cerchiamo di dare un supporto e un momento di respiro. Un aiuto gratuito per districarsi nelle maglie degli adempimenti conseguenti alla normativa vigente in materia di terzo settore. La Fondazione Arezzo Comunità e l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo hanno infatti siglato un accordo che prevede per gli stessi soci della Fondazione la possibilità di avvalersi di consulenza amministrativa gratuita. Quando la Fondazione Arezzo Comunità è nata, io ho detto che uno dei punti fermi era dare servizi a chi dà servizi e il patto lo abbiamo mantenuto fin da subito. L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo presterà gratuitamente attraverso i propri iscritti la propria opera professionale offrendo assistenza su pratiche ed adempimenti fiscali. Gli enti del terzo settore si sono trovati ad affrontare una maggiori adempimenti derivanti dalla riforma e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ovviamente la nostra associazione non può sostituirsi interamente al professionista che rimane la figura centrale, quindi il collega, il dottore commercialista che segue l'associazione permane una figura fondamentale. La nostra associazione vuole essere in questo accordo un primo sportello, un punto di ascolto e di risposta ai dubbi e alle interpretazioni che la riforma ha investito le associazioni.